tema della sicurezza, l'approccio che avrà il governo per contrastare le baby gang sarà quello di aumentare il numero di reati per cui sia possibile l'arresto in flagranza, cosa che oggi crea grandi problemi alle forze dell'ordine, e contrasteremo la dispersione scolastica punendo in maniera più severa le famiglie che non mandano i figli a scuola. Non sono misure troppo rigide, sono misure che cercano di affrontare un fenomeno in confronto con le forze dell'ordine, cercando di mettere a disposizione delle forze dell'ordine quegli strumenti che ci chiedono per contrastare questo fenomeno, anche per il recupero di questi ragazzi, perché ad esempio la misura sulla dispersione scolastica va proprio in un senso che non è punitivo, ma è volto al recupero e ad evitare, a prevenire che questi fenomeni possano avvenire. Però il carcere ai genitori che non controllano forse è una misura un pochino eccessiva. Beh, vedremo come sarà la misura definitiva. Certo è che prima della sanzione penale ci sono le sanzioni amministrative, c'è un percorso. Se però la dispersione scolastica diventa un'abitudine e non c'è un controllo delle famiglie, credo che sia giusto punire anche le famiglie, perché stanno mettendo quel ragazzo in una situazione di marginalità che lo potrebbe portare poi a commettere dei reati. L'impegno della Lega sulla manovra sarà quella di confermare le misure di sostegno ai redditi più bassi, rendendo strutturale il taglio del cuneo fiscale, questo per contrastare il caro vita, e oltre a ciò ci impegneremo sulla sanità con l'obiettivo di aumentare le buste paga dei dipendenti della sanità pubblica e soprattutto di potenziare gli straordinari per dare un servizio più efficiente.